Inizia nel 2011 la storia di Cinzia, con la sua elezione a presidente della CNA Fita, una delle più grandi società di autotrasporto in Italia. Il 90% delle merci viaggiano su gomma. Gestire questa filiera vuol dire avere in mano una fetta dell'economia del nostro paese. Proprio per questo Cinzia, dopo aver scoperto infiltrazioni mafiose all'interno della sua azienda, inizia a denunciare. Siamo nel novembre 2014, la procura dà il via all'operazione Caronte, un durissimo colpo per il clan di Cosa Nostra Catanese. 23 persone vengono arrestate, imprenditori e boss mafiosi che operavano illegalmente sui trasporti nella grande distribuzione. La mia presidenza è iniziata, lo definirei il caso Ercolano, che non è stato l'unico e forse va anche a concludersi con un caso Ercolano che è ancora lì. L'ho appreso perché un giornalista mi ha fatto questa domanda di avere al mio interno, cioè di avere all'interno di una società di servizi che ruota attorno alla Fita, Vincenzo Ercolano. Chi è Vincenzo Ercolano? Oggi lo possiamo dire perché è in carcere e quindi il suo profilo è stato tracciato da dei giudici che l'hanno definito il boss a capo della cupola dell'autotrasporto. Quindi anche lui un imprenditore che ha avuto a che fare, insomma, nel corso della sua carriera imprenditoriale con il mondo dell'autotrasporto, ha sempre avuto aziende anche di autotrasporto e Geotrans è stata l'ultima azienda che lui ha costituito. Per cui ho, come dire, immediatamente posto al problema chi di dovere, cioè il presidente di quell'associazione, che è Enrico Bini, era Enrico Bini. E ho detto che dal mio punto di vista, insomma, sarebbe stato opportuno allontanare quell'azienda. Quello che mi è stato risposto è che io non potevo, insomma, chiedere l'allontanamento perché formalmente Vincenzo Ercolano aveva tutti i documenti a posto e per cui non si può chiedere a degli amministratori di andare oltre a quello che la legge prevede. Da lì è nato un percorso molto, molto faticoso. A distanza di qualche anno poi Vincenzo Ercolano è stato di fatto arrestato, accusato di associazione mafiosa ed oggi sono quasi 2 anni che lui è in carcere. Il cugino dell'Angelo Ercolano che aveva incarichi all'interno di quell'altra associazione di rappresentanza dell'autotrasporto. Nel corso dei mesi poi questa situazione è emersa, ecco, in tutta la sua gravità anche all'interno appunto della mia associazione e diciamo che Vincenzo Ercolano con Geotrans sono stati isolati rispetto alla mia associazione. Ad un anno dall'apertura delle due inchieste avviate dalle procure di Reggio Emilia e Catania, il 16 febbraio 2015 la CNA Fita decide di costituirsi come parte civile sia al processo Caronte che al processo Emilia. È la prima volta in Italia. Costituirsi parte civile vuol dire metterci la faccia, andare al processo e dire direttamente a questi signori: io mi sento danneggiata per la vostra condotta perché avete comunque fortemente danneggiato il mercato nel quale noi ci troviamo ad operare tutti i giorni. Devo dire, rispetto a queste due richieste di costituzione, una è stata accolta e una è stata rigettata. È stata rigettata quella di Catania e di Ercolano. Tante anche persone, devo dire altri imprenditori, mi hanno detto: apprezziamo quello che fai, ma noi non ci sentiamo di venire a fianco a te a guardare in faccia Vincenzo Ercolano, perché comunque quando parliamo di un territorio, questi sono soggetti che il territorio lo condizionano, lo controllano, noi non ce la sentiamo, abbiamo paura. E mi ha fatto un certo effetto, insomma, essere in quell'aula di tribunale sola, avere Vincenzo Ercolano, che ovviamente mi conosce, guardarmi in faccia e avere anche tutti i parenti di altri imputati lì presenti. In quell'aula di tribunale si è avuto quasi la percezione che la parte buona fosse in minoranza rispetto a quella dietro le sbarre, e non è bello. Noi abbiamo trovato abbastanza singolare il fatto che CNA Fita non sia stata accolta, perché parliamo di un processo Caronte, il nome stesso direi sia emblematico, parla di autotrasporto, però non c'è stata data l'opportunità di essere là. Nel corso degli anni Cinzia si è ritrovata ad essere minacciata, denunciata e non tutelata più e più volte. A me spesso viene chiesto se ho paura, no? Anche ho ricevuto proiettili, insomma, ho ricevuto lettere anche molto brutte, insomma, un proiettile al mio legale. Nel corso degli anni, insomma, più volte, no? Mi sono trovata anche di fronte a situazioni come queste. Però devo dire, sì, certo ho avuto paura, però insomma quella paura poi si supera, passa.
Cosa invece che mi fa davvero molto molto paura è l'isolamento, è la calunnia, è la diffamazione, è lo screditare comunque l'operato di una persona. E questo accade puntualmente, quotidianamente, sempre. Devo dire che per quello che riguarda Caronte, insomma, proprio gli amministratori di quella società di cui facevo cenno, che all'interno vicina alla mia associazione, che associarono Vincenzo Ercolano, io da quegli amministratori ho ricevuto 3-4 querele. Ho ricevuto querele, hanno querelato me, hanno querelato il giornalista che ha raccontato questa storia di Fita e di soggetti associati a queste società. A distanza di qualche anno tutte queste querele sono state archiviate, per cui non c'è stato nemmeno un rinvio a giudizio. Per me è stata una soddisfazione, perché sono situazioni che poi mi hanno fatto anche male molto. Essere querelati, sì, da dirigenti della tua stessa associazione è poco piacevole. E quindi da quel punto di vista sono serena, sono anche serena di aver operato nel giusto, e anche dal punto di vista giudiziario tutte le querele che mi sono arrivate sono state archiviate. Per il resto vediamo come si svilupperanno i due processi, quindi vedremo.